è successo? Fatemi una tris, me lo fai capire. Sì, niente, la Sisel ha perso la gara di appalto per la giudicazione della tris, la scommessa tris. Giudicata? E la Sarabet, la quale, vi dico la verità, io ho firmato anche un contratto con la Sarabet, ma non si sa dove è ubicata, da chi è manovrata. Fantasma. Praticamente. Sì, per me è fantasma. È lecita. Sì, penso di sì. Comunque stanno giocando. Giocano solo nelle tabaccherie dove c'hanno il terminale dell'otto. Così per me, tu parla di una macchinetta che avresti dovuto avere tu, per esempio, Pier Pacifi e tanti altri. Che cos'è? Sì, è la macchinetta della. Sembra uguale a quella della Lottomatica. Dovrebbero portarla quelli della Sarabet, ma tutt'oggi non si vede niente. Si brancola nel buio. Una ricevitoria come la mia, che ha fatto miliardi di vincite con la Tris, si vede privata di questo gioco. E chiaramente. A parte la perdita, subentra anche l'amarezza, subentra, per un lavoro, sì, che subentra uno una cosa che tu avevi e che non hai più, insomma, il che io vorrei effettivamente che qualcuno si interessasse proprio tranquillamente. Io mi sono rivolto anche all'ufficio stampo della Sisal, cioè della Sarabet, per avere, diciamo, qualche soddisfazione, perché comunque io per firmare il loro contratto sono andato fino a Roma. Possiamo, ho fatto 600 km a 200 km. Possiamo rintracciare possiamo avere qualche riferimento in modo tale che noi andiamo a intervistare? Non lo so, non si sa chi è. Chi è il rappresentante di questa Sarabet? Io sto cercando di mettermi in contatto con loro per dire: guardate, io ho firmato un contratto, quando ci vediamo, quando mi fate sapere qualcosa. Niente, i numeri di telefono sono fantasma. Un giorno sta qua, un giorno sta là. Cioè, la cosa a me mi ha dato un po' fastidio. Nino, ci attiveremo anche con Piero, qualche cosa la faremo. Frattanto Vittoriano ci ha da parlare di gioco, di Totocalcio, di Totogol, insomma, diciamo il cliché della nostra trasmissione. Che è avvenuto in questo periodo? A parte le vincite che ne abbiamo fatto col sistema del Toto insieme, si continua a giocare. Niente, comunque quando diciamo che hanno le persone che hanno giocato con noi con questa iniziativa Toto insieme, che hanno, diciamo, rispetto ad altre, ha avuto fiducia, diciamo, nell'iniziativa, sono state premiate con una vincita che tu hai accennato prima di 148 milioni al Totocalcio. E noi continuamente cerchiamo di migliorare in effetti le nostre soluzioni sistemistiche, anche in collaborazione col Bar Pacifico di Salerno, e insieme cerchiamo sempre di migliorare le soluzioni sistemistiche. Ecco qua. Diciamo che non è che è un'iniziativa che noi facciamo così tanto per farla, comunque c'è il nostro impegno professionale nel fare i sistemi, nel fare un pronostico, non è che ne in bacheca appendiamo giusto per, diciamo così, sistemi a casa. Con Ivan, con Massimo Montano, noi abbiamo finalmente completato una trasmissione che era un po' monca, cioè quella di mettere veramente in appendice di questa rubrica che è diventata oramai un excursus, Nino, veramente importante. Se sapessi quanta gente sei che sta trasmissione, non lo so, ma certamente non è la simpatia del conduttore, probabilmente sono le realtà che io vado a scoprire che sono diventate interessanti. Massimo ha dato un supporto anche in termini tecnici, ha fatto capire, pure un ignorante come me, perché sono ignorante in fatto di gioco, che sono i meccanismi, che è la simmetria, che sono i paralleli, addirittura queste cose. Sì, servono a sapere questo, perché innanzitutto quando si propone un sistema condizionato a un cliente, ci sono delle piccole regole che è meglio che uno conosce, così si può controllare più tranquillamente il sistema che lui ha comprato anche a casa, perché noi usiamo adesso solo il filtro delle colonne condizionate. Basta entrare in questo meccanismo e si riesce tranquillamente a capire che il sistema è fatto. Il meccanismo è talmente importante che appunto quello zoccolo duro che è fatto dai giocatori che praticano, diciamo, questa disciplina, sì, del gioco, voglio scherzare un po' perché mi interessa di calcio, questa disciplina, capiscano di più, tanto c'è vero che veramente abbiamo avuto un riscontro notevole, come un riscontro l'abbiamo avuto da quando abbiamo iniziato la collaborazione già un mese con la città. Tu sei anche uno che sei anche proprietario di un edicola, insomma, questo giornale, questo quotidiano si vende moltissimo. Sì, la città, diciamo, che va di pari passo col Mattino ormai. Addirittura? Sì, perlomeno qua nella mia edicola, sono le stesse copie più o meno vendute, a volte che c'è quell'inserto sui concorsi, si vende ancora di più la città. Di Francesco Maria Pagano, che tra l'altro tengono un nome e un cognome che hanno origini blasonate, io voglio dire, scusa, ma secondo te questa polemica che sta avvenendo questi giorni a Battivassa, diciamolo che Battivassa sta crescendo demograficamente in modo impressionante, siamo a circa 80.000 residenti,
Vendi, e Battivà, tu chi sei? Questa è scesa direttamente da Olevro Sottosciano. Buongiorno a voi. Gerà, tu sai che questo è proprietario di un localino che si chiama, io non lo so pronunciare. Sempre comunque Steakhouse. Steakhouse, che significa bistecca, tutto sommato, Olevro Sottosciano. Ariano. Egidio Bufano, e che è tutto un repertorio. Guarda quanto è bello. Cioè, macellaio attualmente. È amico mio da più di 30 anni. Sì. Ciao Egidio, grazie per essere venuto. Ma sei venuto a posto o no? Francesco Maria Pagano, secondo te questa città può subire e sopportare questa diatriba tra i sandese e il primo cittadino? Uno si può appropriare di un monumento che è la Castelluccia, che risale addirittura a 1194-1197, così, quando già Sandese ha deciso di metterlo nella disponibilità di Battivà da un sacco e infinito tempo. Ma da premettere che io sono un ex dipendente comunale, l'usciere comunale, no, e perlomeno so che Don Ciccio Sandese ha presentato sempre dei progetti e per fare qualche cosa per la città, sulla Castelluccia. Comunque questi progetti sono stati sempre bocciati. Ma veniamo al dunque del sindaco di Battivaglia. Quando lui in campagna elettorale si è scagliato contro il cemento selvaggio in questa città, allora io mi domando, quest'uomo sindaco di Battivaglia che si scaglia soltanto su una persona, non pensa che solo questa persona ha fatto i guai di Battivaglia? Perché Battivaglia non l'ha fatto mica soltanto Don Ciccio Sandese, ci sono stati altri. Allora, a questo punto, lui sul cemento selvaggio, e ho visto a Deboli, il sindaco Rosania, ha fatto il suo dovere. Allora, se tu hai fatto la tua propaganda per fare il sindaco di Battivaglia sul cemento, il cemento selvaggio che sta sulla nostra litorale, cosa ne vuol fare? Dove sta? Allora, questo parla soltanto a modo suo, è solo per farsi pubblicità. Io sono un ciclista, faccio sempre quel tratto in bicicletta e credimi, a Rosania farei un monumento perché quello era uno scempio. Invece quel tratto che va da Ponte Cagnano a Battipaglia è rimasto inalterato. Rosania infatti ha fatto tabula rasa. Ma perlomeno guarda, da prima sul tratto che ha fatto Rosania non si vedeva il mare. Oggi se qualcuno va laggiù, basta girarsi la faccia e guardi, vedi il mare che ti viene proprio in faccia. Prima non si vedeva niente, sul nostro tratto ancora non si vede niente. Ed è importante che ci siano questi interventi perché l'economia della zona, se non ha sviluppo serio, non si va avanti, restiamo sempre l'ultima ruota del carro d'Europa, in particolar modo il nostro sud. La scarsità della nostra cultura, specialmente nel microcosmo dell'interno salernitano, che è appunto la provincia, si identifica quando ad Olevano sul Tusciano pochi adepti organizzano delle manifestazioni di carattere culturale, però alla presentazione di poeti, di libri, importanti sì, o meno, non c'è gente. Non c'è gente perché... Innanzitutto non ci sono le istituzioni, questa è una cosa vergognosa. Non c'è gente... Ha una grotta di San Michele che secondo me ci invidia il mondo intero. È uno dei 100 monumenti al mondo da salvare, inserita da una fondazione addirittura americana, che riconosce i nostri monumenti da salvare. Le nostre organizzazioni non lavorano in nessun modo e i politici non ci pensano proprio. Egidio Bufano. Ariano... Olevano su Tusciano, Steakhouse, mandate là, non mangerete solo una buona bistecca, ma una pizza fantastica e berrete la birra di papà Moretti, che è il papà di Egidio. Allora, volevo dire l'ultima cosa, il sindaco di Battipaglia che fa l'inaugurazione della casa dell'anziano e del comune, lo sfido quando vuole, quando è stata votata, che lui, quando lui era consigliere comunale, è stato anche di maggioranza, era delegato allo sport, poi lo sfido se non ha votato contro a quelle due, sia alla casa dell'anziano sia al comune. Comunque, pensiamo a cose più concrete, pensiamo ai giovani, pensiamo alle devianze, pensiamo alle preoccupazioni della quotidianità, pensiamo alla droga. Questa città è una città a pericolo di droga, di devianze, perché come tutte le città dell'Interland salernitano ha questo problema. Questa è una colpa che la dobbiamo avere noi padri di famiglia, perché quando la prima volta abbiamo visto queste cose, ognuno ha detto, mi pare che è capitato a me, purtroppo in questo momento sta capitando quasi e spesso a tutti. C'è una famiglia su due che vive questo problema del disagio che è forte. Vittoria, ma l'hai fatto trovare apposta per me? Questo è un pericoloso per me. Faccio innanzitutto un augurio a tutti i giocatori di Toto Insieme di fare un'altra vincita come questa. E tutti i giocatori di Battipaglia di seguire con fiducia e di venire da Nino a giocare, perché c'è professionalità e è tutto. E poi c'è sta Francesco Maria Pagani che è un vulcano. Allora Nino, concentriamoci. Fatto trovare qua. Anche un bambino meraviglioso che sta là. Sì, i bambini sono là.
che cosa ti posso dire? Niente, mi sono soffermato a guardare il caminetto del liceo scientifico che butta fumo nero, tanto per continuare. Che significa questo? Niente, è inquinamento anche questo, cioè in effetti vedi anche le istituzioni, diciamo, se ne fanno. Ancora il kerosè. Usano kerosè che il vento poi disperde dove vuole. Ieri sera inquinando. Ieri sera abbiamo assistito a una trasmissione dove appunto si parlava di inquinamento, diciamo, dovuto al benzene, alle automobili, e cioè, contribuiamo un poco tutte, anche un liceo scientifico, insomma. Allora io chiudo a modo mio. Una volta, tanti anni fa, i comunisti, quelli fondati nel 1921, dicevano che la proprietà è un furto. Oggi gli stessi, che si chiamano diessini, hanno modificato il loro atteggiamento e preservano la proprietà privata. Qui a Battipaglia probabilmente siamo tornati al 1921. Quando uno si ricrede e pensa che per il passato è sbagliato, bisogna ammirarlo. Grazie Francesco Maria Pagano. Nino, concludi tu. Diamo un messaggio beneaugurante, anche sì, propositivo. Sì. Nonostante tutto, insomma, le cose vanno tranquillamente bene. Battipaglia è una bella città, il comune si sta adoperando a renderla ancora più bella, ci sono lavori dappertutto, ci sarà sempre chi si lamenta, però comunque l'importante è avere voglia di fare qualcosa, sia questo di destra che di sinistra che di centro, insomma, l'importante è voler bene a questa città e farla progredire. Quindi bando alle diatribe, alle faide personali, pensiamo ad amministrare la cosa pubblica. Buon pomeriggio, io questa mattina con Francesco Maria Pagano, Nino Rocco è Vittoriano ed Egidio Bufano, beh, penso di aver detto qualcosa di importante, forse anche di querelante. Ok. Guatemala Caffè. Ritmo e colore fondono le migliori miscele selezionate nel Sud America e nel cuore dell'Africa. Guatemala Caffè. Inconfondibile, dal gusto pieno e aromatico. Guatemala Caffè. Caldo ritmo per un pieno di energia. Salerno, la città aperta. Alle troppe chiacchiere sull'emergenza lavorativa, il quotidiano La Città risponde con i fatti. Ogni martedì e giovedì, speciale concorsi. Un aiuto sostanziale ai giovani in cerca di occupazione, con una vera e propria banca dati al servizio dei lettori. Ogni mercoledì, pagina speciale per domande e offerte di lavoro. L'informazione diventa interazione. Scegli il tuo quotidiano. La Città è a misura d'uomo. La Città. Gruppo editoriale L'Espresso. Lasciati trasportare nel mondo Gold Market e vivi la sensazionale visione del continente dell'oro. Gold Market, con il suo sistema di vendita, con la merce completamente esposta, ti darà l'opportunità di scegliere tra gli oggetti più raffinati ed eleganti. Immergiti nella purezza dell'oro di Gold Market.